Ciao amici di Pensare Mac, oggi andremo a vedere da vicino come con una chiave è possibile ricaricare e sincronizzare un iPhone o un iPad. Sto parlando della Charge Key, dispositivo prodotto dalla Nomad, che altro non è che un cavo Lightning con le dimensioni di una normalissima chiave. Aprendo la confezione, davvero essenziale, eccoci di fronte al prodotto, che effettivamente sembra proprio una chiave, realizzata in plastica nera, molto leggera e anche molto sottile. Già ad un primo sguardo si notano immediatamente le due estremità, il connettore USB e il connettore Lightning. Nella parte superiore, inoltre, è presente un foro che permette di inserirla in un qualsiasi portachiavi, così da averla sempre con sé tutte le volte in cui, soprattutto fuori casa, è necessario ricaricare o sincronizzare il proprio iPhone o iPad. La plastica utilizzata, seppure molto leggera, appare robusta e soprattutto è molto flessibile. Ciò consente di collegare il proprio dispositivo in tutte quelle situazioni in cui non è disponibile una superficie d'appoggio. A prima vista può sembrare un po' rischioso, ma vi assicuro che è anche piuttosto saldo. Poi, ovviamente, io non rischierei di appendere il mio iPhone a 1,5 metri di altezza, ma ognuno può fare quello che vuole. Devo dire che questa Charge Key è un'idea davvero geniale e rappresenta sicuramente la soluzione definitiva per tutti coloro che hanno la necessità di ricaricare il proprio dispositivo quando sono fuori casa. Insomma, proprio una bella idea questa Charge Key, una di quelle per cui mi chiedo: ma perché queste idee non vengono mai a me? Vabbè, è venuta prima la Nomad e quindi complimenti a loro. Io invece vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube. Se il video vi è piaciuto, magari mettete un bel mi piace che aiuta sempre. Un saluto da Manuel Agostini, vi aspetto alla prossima recensione, ciao!